Stress test, got a hook. Previous session terminated after unacceptable levels of cervical acceleration deceleration. Commencing test now. 2.001, unsuccessful. Stress test, 2.002. Mm-hmm. 2.217. 217, meet safety design criteria. Volatility test, Vulcan Shield version 1.001. Jordan, if you're watching this, you owe me a drink. Tanto buongiorno per tutti, io sono Ciamba e quello che avete visto era il trailer ufficiale dei gadget dei due nuovi operatori dell'Operation Amber Rise. Uno dovrebbe essere messicano, l'altro peruviano. Però rimanete sintonizzati con noi per tutte le novità e il full reveal il 18 agosto durante il Six Major a Raleigh in America, ragazzi. Grazie ai leak e rumors di qualche tempo fa, qualcuno ci ha azzeccato. Effettivamente l'attaccante è dotato di un arpione, mentre il difensore è dotato di un gadget che verrà piazzato sugli scudi mobili ed esploderà. Da quello che si può vedere dal video, effettivamente non si sa come verrà azionato questo esplosivo. Si vede solamente un braccio meccanico che spara l'esplosivo e lo fa detonare. Non sappiamo se ci sarà una detonazione a distanza o come le trappole magari di Kapkan, nel momento in cui qualcuno scavalcherà lo scudo esploderà all'istante, o comunque bisognerà azionarlo a distanza. Mentre l'arpione, come si può vedere dai diversi test che hanno fatto nel video, vi permetterà di catapultarvi con una velocità tale dentro le finestre, comunque dentro l'obiettivo, per sorprendere i difensori più di quanto non l'abbiate già fatto con il rampino classico. Per questo video è veramente tutto e vi ringrazio per la visione, però prima di chiudere voglio mostrarvi una delle cose più belle e più tamarre dei tempi di Rainbow Six Siege. E vi ricordo anche di iscrivervi ai social che trovate in descrizione. Un saluto da Ciamba e tanta guagna per tutti. Vi lascio al video. Put your hands up.